Domani sera, 31 luglio, avremo la luna blu. Il fenomeno viene chiamato così quando abbiamo due lune piene nello stesso mese. La prima è stata il 2 luglio, la seconda domani, 31. Naturalmente la luna non diventerà davvero di colore blu, anzi, quando sorgerà la si potrà ammirare come un grande disco rossastro. Questo perché la luce lunare deve percorrere un tragitto più lungo dentro l'atmosfera terrestre e le molecole di cui l'atmosfera è costituita agiscono da filtro. Quindi da dove arriva il termine luna blu? Sembrerebbe che questo modo di dire ci giunga dall'Inghilterra del 1600, quando si usava per indicare qualcosa che accadeva di rado o mai. Da allora, nel corso del tempo, il significato è cambiato ed è stato associato a due lune piene che cadono nello stesso mese. Però c'è da dire che in passato la luna è veramente diventata blu, nel 1883 ad esempio, dopo la violenta eruzione del Krakatoa che iniettò nell'atmosfera terrestre tonnellate di particelle di cenere che bloccarono la luce rossa facendo passare solo quella blu, e in quel caso la luna si tinse di un colore azzurro. Lo stesso accadde nel 1980 dopo l'eruzione del Monte Sant'Elena e nel 1991 con l'eruzione del Pinatubo. Anche i grandi incendi sulla superficie terrestre possono provocare lo stesso fenomeno per cui la luna diventa azzurra. Comunque, anche se la luna non diventerà di colore blu, sarà sempre uno spettacolo da non perdere. Lasciatevi sedurre dal fascino della luna piena in una splendida serata d'estate. Grazie, alla prossima.